Luigi Sbei, presidente della Proloco, torna per il sesto anno consecutivo Ripatoni in arte. Quest'anno come è curata e organizzata? In mezzo a mille difficoltà, ma curata meglio degli altri anni. Ci dobbiamo concentrare sulle nostre forze più che sui contributi che diminuiscono anno per anno. Purtroppo quest'anno non è solo per noi, è per tutto un po' il problema degli aiuti economici. Però questo non conta, nell'arte dovrebbe essere l'ultima cosa. Noi vogliamo arricchire oltre all'arte le serate, per fare questo abbiamo anche bisogno di aiuti. E per quanto riguarda l'arte, gli artisti sono cresciuti almeno del 15%, quindi siamo felicissimi perché molti si sono aggiunti a quelli già in precedenza che hanno messo in mostra le loro opere. Abbiamo delle novità nell'arco del programma, pittura in diretta, mostra fotografica del borgo, quindi una gara di, diciamo, una premiazione della foto più bella su Ripatoni che premieremo un giorno della settimana. Abbiamo inserito pure una visita guidata alla chiesa di Santa Maria in Erus. Abbiamo una vecchia chiesa di Ripatoni di quasi 1300 anni che pochi conoscono, ma è una delle più belle chiese della regione, quindi merita di essere visitata e di essere un po' illustrata. Abbiamo restituita la bellezza che ci aveva dopo un lungo restauro, ma è una bella chiesa. Quindi noi siamo contenti per come stanno andando le cose e sicuramente chi verrà a visitare Ripatoni rimarrà entusiasta perché è un bel borgo degno di essere visitato. Ecco, questo vuole essere un invito quindi per tutti coloro che ci stanno seguendo. Ricordiamo un po' le date. 23 luglio, 31 luglio, quindi abbiamo due sabato e due domeniche da utilizzare, ma tutta la settimana è piena di eventi, belli artisti che animano le serate, insomma c'è da stare bene. Il programma degli eventi dove si può trovare? Programma, oltre sui giornali pubblicheremo, abbiamo i manifesti in giro e più se si rivolge alla Proloco abbiamo ormai pronti tutte le serate per serate spiegate, il programma in genere, quindi la Proloco di Ripatoni Bell'Antata ne ha a sufficienza per tutti, veniteci a trovare, ve li diamo di persona, a mano, ecco così. Giovanni Di Michele, assessore al BIM incaricato del comune di Bellante, come appoggiate questa iniziativa? Beh, diciamo che innanzitutto l'appoggiamo dall'inizio, da quando è iniziata questa iniziativa, quindi dal 2006. Siamo stati un po' i padrini di questa manifestazione. È una manifestazione in cui come BIM ci crediamo molto perché riteniamo che sia una delle più importanti nel panorama provinciale. Importante perché ha alcune caratteristiche peculiari. La prima è che in un unico evento riesce a mettere insieme arte, l'arte per le strade, buona musica, quindi musica di qualità e gastronomia di eccellenza. Quindi riesce a mettere insieme quello che non riesce a fare nessuno. Ma la cosa più importante è che riesce a farlo in uno scenario naturale che è bellissimo, che è l'antico borgo di Ripatoni, quindi si svolge tutto per le antiche vie del borgo, che è un borgo stupendo e che noi intendiamo assolutamente valorizzare perché pensiamo che possa sicuramente avere sviluppo come territorio. Amalia Di Sante, come presentare questa rassegna? Dunque, questa rassegna quest'anno, che come hanno detto gli altri, è da un po' di anni che si fa ed è una delle più importanti della provincia di Teramo. Quest'anno ha delle novità, innanzitutto è stata anticipata a luglio, sperando in un tempo migliore perché l'anno scorso praticamente piove sempre. Altra novità è che è stata ampliata sia come eventi e sia come partecipazione. Oltre alla pittura pura e semplice ci sarà anche l'artigianato artistico di tutti i tipi, dal decoupage ai cesti, ai merletti, che faranno dei mercatini lungo il borgo, così come ci saranno i quadri. Gli eventi previsti più importanti sono innanzitutto la sera dell'inaugurazione con, naturalmente, come già saprete, ospite Alteo Tarandelli, il pittore che ha fatto tanto per la città di Teramo, per la pittura a Teramo soprattutto. L'inaugurazione sarà allietata da un concerto di archi con un mezzo soprano che si chiama Incanto Napoletano, con tutte le canzoni napoletane antiche. Poi tutte le sere prevedono sia un piano bar o altre manifestazioni.
Tra le cose più belle è un concorso per i paesani, intitolato L'angolino più bello di Ripattoni, che in cui cioè, l'abitante di quel posto avrà un premio, il primo, quello che piacerà di più. Questo si fa naturalmente per coinvolgere i paesani ad aggiustare, a sistemare meglio le cose. Poi c'è un concorso fotografico che prevede a cui possono partecipare tutti, con tutti i tipi di formato, con tutti i tipi di tecnica, il cui premio sarà un calendario. I primi 12 quadri saranno, con i primi 12 quadri sarà fatto un calendario.